inizia la trasmissione. Tutti i partecipanti sono in grado solo di ascoltare. Buongiorno a tutti e benvenuti al terzo webinar organizzato da Visit Cyprus, ente nazionale per il turismo di Cipro in Italia. Siamo qui oggi con Ioanna Callizzi e Amalia Pedandola, rappresentanti dell'ente del turismo in Italia. Buongiorno, a voi la parola. Buongiorno, Buongiorno. benvenuti a tutti e grazie di seguirci. Oggi parliamo appunto speciale Cipro, esperienze, emozioni e attività alla cipriota. Con questo webinar vi faremo conoscere degli aspetti nuovi di Cipro, esperienze speciali che si possono vivere sull'isola, mille attività diverse ed emozionanti che danno risalto al lato dinamico, ludico e umano dell'isola, che poi è la parte che rimane più impressa nel cuore dei turisti. È un'isola, come sappiamo, come abbiamo già visto anche negli altri due webinar, favorita da un ottimo clima tutto l'anno, con temperature che variano anche da settembre a gennaio, quello che consideriamo la bassa stagione, tra i 18 e i 25 gradi, con poche precipitazioni piovose. A Cipro, anche nel corso dei mesi di dicembre e gennaio, si vive ancora all'aperto e non servono piumini pesanti per uscire di casa. Nei mesi di marzo e aprile le giornate sono molto più piacevoli, più lunghe. E a parte l'escursione termica che si verifica tra il giorno e la notte, si può anche stare sulla spiaggia a prendere il sole. Garanzia di un sole che splende quasi tutto l'anno, è soltanto una delle ragioni per scegliere Cipro come destinazione per praticare il vostro sport preferito anche in bassa stagione. Abbiamo ottimi servizi e strutture per ogni tipo di sport, dal calcio al golf, dagli sport acquatici all'escursionismo. Potrebbe essere un'occasione per avvicinarsi a un nuovo sport durante le proprie vacanze. Vediamo gli sport proposti uno a uno. Cipro è un paradiso emergente per gli amanti del golf, un luogo dove si può praticare questo sport tutto l'anno. Si può scegliere tra quattro campi da golf a 18 buche, tutti di standard internazionale. Sull'isola si organizzano tanti tornei open ogni anno, alcuni dei quali, specialmente per gli amatori, vengono promossi dal nostro ente. Gli attuali campi da golf sono situati in luoghi tranquilli, tra colline che offrono vedute panoramiche mozzafiato sul Mediterraneo, ubicati nella regione di Paphos, nella parte occidentale di Cipro. I campi sono in grado di soddisfare tutte le esigenze dei moderni golfisti. Dai locali per il deposito delle mazze alle strutture per gli allenamenti, alle lezioni individuali. Portando la propria famiglia a Cipro, ognuno potrà avere quindi la possibilità di dedicarsi alle proprie attività preferite. Adesso vediamo campo per campo. Cominciamo dal Mintis Hills Golf Club, l'ex Sada Golf Club. Offre un percorso a 550 metri di altitudine e si trova a una quindicina di chilometri a nord di Paphos. Fu costruito, come vedete, da Donald Steele nel 1994 e rinnovato quasi completamente da Mackenzie Herbert tra il 2006 e il 2007. Il campo offre una clubhouse con bar e ristoranti e campi da tennis. Curiosamente, dobbiamo ricordare che al suo interno si trova anche un monastero del XII secolo. Adesso passiamo al Secret Valley, che è considerato uno tra i più impegnativi campi da golf di Cipro. Dispone di una bellissima clubhouse e si trova solo 18 km a est di Paphos e a 49 da Limassol, a ovest di Limassol, nelle immediate vicinanze di Petra Turumiu, il leggendario luogo della nascita di Afrodite, la dea Venere dell'amore e della bellezza. Sono inoltre disponibili, offre inoltre un bar-ristorante molto importante e sono inoltre disponibili due putting green di tre buche illuminati a giorno per partite serali. Adesso passiamo all'Aphrodite Hills Golf Club, disegnato da Kyle Robinson, che fu il terzo campo da golf a 18 buche a Cipro. È solo 20 minuti da Paphos, è a mezz'ora da Lemesos e si trova in un complesso turistico di lusso. È presente anche un hotel a 5 stelle, un centro spa, 12 campi da tennis, numerose piscine, negozi di vario genere, ristoranti di cucina locale ed internazionale. L'ultimo arrivato è l'Elia Golf Club, che ha figurato tra i più bei campi da golf nel mondo per l'anno 2010. Si trova a solo 8 km dall'aeroporto di Paphos, disegnato da Nick Faldo, è il fulcro dell'Elia Estate, un complesso di ville e appartamenti di lusso. È stato concepito con enfasi sull'abilità del golfista, proponendo tranelli che invitano il giocatore alla sfida e all'esplorazione di tutte le sue buche.
Le 18 buche, chiaramente. La Clubhouse offre anche un'esperienza culinaria sublime. Non per vantarci, ma ci provo il paradiso per i ciclisti. A differenza di altre destinazioni, qui non soffiano forti venti, e meno male. Ma è certamente la compattezza dell'isola a rappresentare la principale attrattiva. Il paesaggio offre infatti rapidi cambiamenti di terreno e di scenario anche lungo i percorsi ciclabili più brevi. Infatti, nel raggio di 10 km è possibile passare da un tratto roccioso ad uno fangoso, da uno ripido ad un altro pianeggiante, consentendovi di sperimentare tutti i tipi di superficie in un breve periodo di tempo e trasformare così l'isola in un'enorme pista da mountain bike. Poi vari centri ciclistici sull'isola forniscono servizi di affitto biciclette di tutti i tipi, informazioni sugli itinerari, guide e assistenza, e possono aiutare ad organizzare un percorso personalizzato. Oltre ai percorsi urbani, a Cipro continua a estendersi la rete di percorsi ciclistici rurali, grazie ad un progetto cofinanziato dall'Unione Europea che punta al ripristino di tracciati secondari indicati da un'apposita segnaletica. Il nostro ente pubblica poi itinerari ciclistici presenti in brochure cartacee e sul nostro sito. La rotta mediterranea Eurovelo 8, che arriva anche a Cipro, è infatti dal 2004 con l'ingresso di Cipro nel circuito di Eurovelo, la Mediterranean Route, una delle 15 piste ciclabili della rete, parte da Cadice in Spagna, costeggia il litorale spagnolo e francese, attraversa l'Italia e la sponda slava dell'Adriatico fino a raggiungere Atene e poi Cipro. Cipro funge anche da terreno di preparazione proprio per atleti di fama internazionale che si recano sull'isola per allenarsi o partecipano alle gare che si tengono qui per provare, così dire, il loro livello di preparazione e forma fisica per future gare. Una di queste gare è la molto importante Cyprus Sunshine Cup. Non è un caso, infatti, che 34 dei ciclisti stranieri che hanno preso parte alla Sunshine Cup nel 2016 hanno poi partecipato alle Olimpiadi di Rio. Abbiamo anche delle eccellenze sportive italiane a Cipro. Durante infatti l'ultima Cyprus Sunshine Cup sono saliti sul podio i campioni italiani Marco Aurelio Fontana e Luca Braidotti. Uno dei migliori modi per conoscere un paese è fare delle escursioni a piedi. A Cipro abbiamo grandi spazi all'aperto, campagne lussureggianti ed un'infinita varietà di paesaggi che, oltre al clima, sono le condizioni ideali per godersi le passeggiate. I periodi migliori sono la primavera, quando la natura è rigogliosa e piena proprio di profumi, e l'autunno. La nostra brochure con l'itinerario trekking Nature Trails è disponibile sempre in formato cartaceo, ma anche online sul nostro portale. Un totale di 52 sentieri segnalati, di grado di difficoltà variabile, sono stati creati per mettere in evidenza la bellezza del paesaggio e il forte carattere mediterraneo dell'isola. Lungo gli itinerari, specialmente nelle regioni montane, sono presenti anche diverse aree picnic. Camminando, infatti, si possono ammirare una notevole varietà di flora e fauna e importanti resti del patrimonio archeologico dell'isola, come le chiese bizantine affrescate sui monti Troodos, che fanno parte della lista del patrimonio dell'umanità stilata dall'UNESCO. Da qualche anno ormai sono attivi gruppi di camminatori assidui e amanti della natura cipriota, come i Cyprus Strollers, che nel periodo che va da ottobre a maggio organizzano quasi tutti i weekend itinerari escursionistici gratuiti e aperti a tutti, sia locali che turisti. E il nostro ente poi stesso organizza per tutti camminate nella natura, guidate da esperti, che si chiamano Walking Festival. E approfondiremo però meglio questi argomenti nel nostro prossimo webinar, che sarà dedicato in parte alla natura cipriota.
Un altro capitolo molto importante che riguarda sempre, diciamo, muoversi a piedi sono le maratone internazionali. Negli ultimi 10 anni sull'isola ce ne sono tenute diverse nei periodi tra novembre e aprile. Quelle comunque più importanti sono la Limassol Marathon, che si tiene naturalmente nella città di Limassol ad aprile e prevede anche corse con percorrenze diverse per tutti gli sportivi amanti della corsa. Poi abbiamo la Cyprus International 4 Days Challenge, che non è una maratona, ma è sempre una corsa, è diventato ormai un appuntamento fisso per gli sportivi. È ospitata nella regione di Paphos a novembre e consiste in 4 giorni di corse su 4 differenti percorsi, con running in montagna, trail running e cross country running. Bisogna farsene tutte e 4 per entrare diciamo, nelle varie classifiche. Poi abbiamo un'altra maratona molto importante, è la Paphos Logical Marathon, che vede la partecipazione di oltre 1500 atleti provenienti da tutto il mondo, alcuni anche di fama internazionale. Gli italiani non mancano mai da queste competizioni sportive. Questa maratona è dedicata al maratoneta cipriota nativo di Paphos, Stelios Kyriakidis, che vinse nel 1946 la Boston Marathon. Con il tempo ottenuto a Boston è entrato nel libro dei Guinness dei primati per il miglior tempo conseguito da un atleta greco-cipriota e detenuto per 36 anni e 217 giorni. Il papà e la bimba hanno concluso la 5 km fun run. Destinazione emergente, Cipro, lo è anche per le arrampicate, in quanto ha tutte le carte in regola per questo tipo di sport. Il rock climber è l'attività più richiesta ed oltre a essere divertente comporta benefici fisici come coordinazione, forza e flessibilità, concentrazione e aumento della fiducia in se stessi. L'età minima per praticarlo sono 8 anni. Le principali aree con le pareti migliori sono nella zona di Capo Greco a sud-est, che è caratterizzata da morbida, per modo di dire, roccia calcarea, poi la zona di Arisos, che è tra Lemessos e Paphos, con una roccia più dura, e poi la zona di Druja, Imia, è proprio una regione dei Monti Trodos, che è principalmente arenaria. A Cipro ci sono scuole accreditate e club che organizzano corsi sia per adulti che per bambini per imparare ad arrampicarsi. Vengono anche organizzate escursioni guidate di gruppo ed è possibile noleggiare l'attrezzatura oltre che acquistare o prendere visioni di mappe dedicate. Sul portale della Federazione Cipriota per le Arrampicate, la COMOA, vedete il link qua sotto, sono pubblicate informazioni e curiosità su questo sport. Ebbene sì, da non crederci, ma anche a Cipro troviamo piste di sci e snowboard sui Monti Trolls. La durata della stagione sciistica è variabile, ma solitamente va da gennaio a marzo. Pensate un po', di mattina a sciare e di pomeriggio potete andare in spiaggia a prendere il sole. Sono 4 gli impianti di risalita, presso la Cyprus Ski Federation, e organizza importanti gare sciistiche. Le acque poi dalla montagna direttamente al mare. Abbiamo le acque tiepide e cristalline di Cipro, offrono un'ottima visibilità e sono l'ideale per le immersioni. Le temperature del mare vanno dai 16 ai 27 gradi tutto l'anno. Chiaramente 16 è quello che può essere tra dicembre e febbraio e 27 quando fa più caldo, il che permette di godere di una delle più lunghe stagionalità per le immersioni di tutto il Mediterraneo. Le scogliere subacquee della costa pullulano di pesci variopinti, spugne, coralli, anemoni di mare, polpi, mitili e gli onnipresenti ricci, che offrono un magnifico spettacolo. Le tartarughe possono essere avvistate con regolare frequenza, grazie a un progetto di conservazione e tutela che ne ha notevolmente incrementato il numero sull'isola. Anche le spettacolari grotte, paesaggi e passaggi sottomarini aspettano soltanto di essere esplorati da voi. I principali siti per immersioni li vedete qua, sono nelle località di Capo Greco a sud-est, Larnaca, Lemessos, la penisola di Akrotiri, Paphos e la penisola di Acamas. Ma vogliamo anche ricordare e vogliamo anche segnalarvi che ci sono varie camere per bariche a Cipro, nelle principali città costiere. Per chi fa immersioni sappiamo che questa è un'informazione molto importante. A Cipro si possono anche ammirare diversi relitti, ma c'è un relitto di fama mondiale al largo di Larnaca, lo Zenobia.
che sarebbe un traghetto svedese di quasi 200 metri di lunghezza, inabissatosi in queste acque nel 1980, un vero must per i SUP professionisti. Mentre a 25 km dal porto di Paphos si trova il relitto della Vera Kay. Questa nave da carico libanese si incagliò sui bassi fondali nel 1972. È visitabile, ma necessita del patentino open water. Nelle immediate vicinanze di questo relitto troviamo due grandi passaggi ad arco e stretti tunnel adatti a diver molto esperti. C'è inoltre una grande varietà di flora e fauna marina da osservare. In questa immagine vediamo le grotte vicino all'isolotto di Maligin e Hieronymus, a nord di Paphos, raggiungibili anche dalla costa. Sono caratterizzati da pareti di rocce verticali e spaziosi tunnel. Alcuni dei siti interessanti si trovano lungo la costa della penisola di Akamas. Qui abbiamo il Taltal Rock, ricco di grotte e canyon, un sito dove è facile avvistare le tartarughe marine e, se si è veramente fortunati, anche la foca monaca, che ha preso casa anche lei da queste parti. Nella zona di Capo Greco esistono diversi siti molto popolari con gallerie e sporgenze. Il più famoso è The Caves, che vedete qui l'immagine, le grotte di Capo Greco, a 10 minuti da Protaras, vi si accede direttamente dalla costa. Alcuni dei siti della zona sono ideali anche per immersioni notturne per poter ammirare i numerosi polpi. Il canyon si trova appena sotto la scogliera sul lato orientale di Capo Greco, con l'accesso dalla costa. L'immersione in questa zona offre l'opportunità di ammirare interessanti formazioni rocciose, nonché di osservare pesci, quali la pastinaca ed altri. Le acque sono molto trasparenti, con una visibilità di circa media di 45 metri. La profondità media dell'acqua è di 15. Adesso abbiamo le Amphora Caves, le grotte delle anfore. Ad Ayia Napa ci sono una serie di grotte molto suggestive, inclusa una con una volta adornata di anfore, da dove appunto prende il nome la località. Varie gole da esplorare tra i 5 e i 12 metri di profondità. Per i bambini a Cipro si organizzano immersioni in piscina chiamate Bubble Maker, già dall'età di 8 anni. Beh, altri sport ancora, adesso parliamo di vela windsurf. Oltre alle regate e competizioni internazionali come la Youth World Windsurfing Championship che si terrà a novembre, che quest'anno alle Messos, si possono affittare imbarcazioni di tutte le dimensioni o delle barche a vela con o senza skipper per chi non ha la possibilità, ahimè, di portarsi la propria imbarcazione a Cipro. Venti costanti provenienti da ovest, acque calme, meravigliose coste sono ottime ragioni per andare a vela a Cipro. Noleggiare una barca è un'eccellente opportunità poi per fare crociere giornaliere lungo la costa e fare il bagno nelle acque turchesi che si trovano al largo dell'isola. Tre porti turistici principali frequentati da appassionati di yachting provenienti da tutto il mondo. E numerose baie forniscono la possibilità di approdo nonché beni e servizi essenziali. Il porto turistico di Larnaca è protetto da tutte le condizioni di mare, offre 450 ormeggi ed è molto popolare, quindi è molto difficile anche trovare posto per attraccare. La Lemessos Marina, l'ultima arrivata, ha disponibilità fino a 650 imbarcazioni tra gli 8 e i 115 metri di lunghezza. È tra le marine europee con il più fascino e tra le prime 5 in Europa che possono ospitare natanti con lunghezza fino a 115 metri. La St. Raphael Marina si trova nella zona turistica di Lemessos, di fronte all'omonimo hotel 5 Stelle. Ha una disponibilità di ormeggio di 237 imbarcazioni fino a 30 metri di lunghezza. Kayak e pesca sportiva sono praticabili nei laghi artificiali o in mare. Oltre allo sport, poi la pesca è un passatempo molto gradito anche dai bambini. Altri sport acquatici su un'isola circondata da acque cristalline e, non dimentichiamolo, le più pulite d'Europa. Viene naturale passare il tempo facendo sport nell'acqua, ancora di più se si ha una così vasta scelta, dai più tranquilli ai più adrenalinici e impegnativi. I centri acquatici sono numerosi, non mancano da nessuna località balneare ed effettuano corsi per tutti i livelli e in tutta sicurezza. Come
Altri sport, vediamo qui le Cyprus Rally, uno degli eventi sportivi più importanti dell'anno per Cipro. Ci sono campi per bocce e si fanno pure delle competizioni internazionali, tiro al volo e al piattello ed equitazione. C'è la possibilità infatti di praticare questo sport o seguire corsi nei vari centri equestri riconosciuti, in cui esperti cavallerizzi e non possono dedicarsi al salto, al dressage o partecipare a trail lungo strade sterrate di campagna, in mezzo ai boschi o anche sulla spiaggia. E non manca neanche l'hockey sul ghiaccio. Perché molte squadre europee di calcio, così come molte speranze olimpiche, prediligono ormai da anni Cipro come luogo per i loro allenamenti invernali? Perché quando nel Nord Europa soffiano venti freddi e passa la voglia di uscire, Cipro con il suo sole splendente e il clima eccezionale è il luogo ideale per allenarsi e lasciarsi alle spalle la tristezza della stagione fredda. Aggiungiamo poi l'alta qualità di servizi, la presenza di impianti sportivi eccellenti e le brevi distanze che separano le diverse località e abbiamo fatto bingo. È risaputo poi che il duro allenamento del periodo invernale determina il successo di un atleta nella stagione delle gare. Esiste inoltre una politica di sussidi speciali dell'ente per il turismo di Cipro per il turismo sportivo a Cipro, che aiuta. Noi che andiamo a dare sempre molta importanza alla nostra gente, i ciprioti che c'è nel mondo, i nostri atleti internazionali. In alto vediamo la nuotatrice Carolina Perendritu di Lemesos. Alle Paralimpiadi di Atene e Pechino ha vinto la medaglia d'oro, ha stabilito il record a Pechino, mentre a Londra è arrivata seconda nei 100 metri piani. È stata la prima persona vivente ad apparire su un francobollo dopo il suo successo ai Giochi Paralimpici di Atene nel 2004. Un particolare è un atleta ipovedente. Il nostro Marco Bagdatis, anche lui di Lemesos, stella internazionale del tennis, arrivata al numero 8 della classifica mondiale e ha vinto 4 titoli. È diventato famoso nel 2006 per gli ottimi risultati ottenuti agli Australian Open e per essere arrivato alla semifinale di Wimbledon. Pavlos Kontidis, sempre di Lemesos, campione olimpionico, medaglia d'argento ai Giochi Olimpici di Londra nel 2012 nel laser maschile. Mentre nelle Olimpiadi di Rio 2016 non è salito sul podio, però si è classificato al settimo posto della classifica mondiale per le sue prestazioni. Ecco un altro nuovo punto di forza: corsi di lingua inglese a Cipro. Cipro è il luogo ideale per unire l'utile al dilettevole e combinare così una piacevole vacanza con un buon corso d'inglese. Perché Cipro? Perché l'80% della popolazione parla inglese, grazie agli oltre 80 anni di occupazione britannica. L'italiano invece non è ancora molto diffuso. Una cultura millenaria, il mare più pulito d'Europa, è un paese che gode di altissimi livelli di sicurezza. E ancora perché scuole di ottimo livello propongono corsi di altissimo standard. Tante scuole cipriote sono affiliate alle università britanniche. Ci sono corsi specifici per stranieri, bambini, adulti e famiglie che permettono di avere tempo libero per visitare l'isola e intraprendere varie attività di svago. Le scuole infatti organizzano una vastissima scelta di attività per il tempo libero, non solo visite culturali, ma anche laboratori ludico-creativi, pomeriggi al mare con gite in barca, ai parchi acquatici o ai vari parchi a tema dell'isola, tutto naturalmente in lingua inglese. Matrimoni e viaggi di nozze. Il romanticismo è da sempre nell'aria da queste parti, dopotutto ci troviamo nell'isola di Afrodite, la dea dell'amore. Pertanto, chi si sta preparando a compiere il grande passo, chi vuole concedersi una seconda luna di miele o semplicemente festeggiare il proprio anniversario, Cipro si rivelerà comunque un'ottima scelta. A Cipro ci si reca per indimenticabili viaggi di nozze, prenotando servizi esclusivi in lussuosi alberghi, in ville private con piscina o in semplici strutture a conduzione familiare. In località tranquille o nelle vicinanze delle zone turistiche, per chi preferisce una luna di miele più mondana. O per dire sì sotto lo sguardo attento di Afrodite, ci si può concedere un vero e proprio matrimonio da re a Cipro, come fece Riccardo Cuor di Leone, il re d'Inghilterra, che qui nel Medioevo sposò Berengaria di Navarra.
Ci sono tanti motivi per cui Cipro viene scelta dalle coppie che desiderano sposarsi all'estero, tra cui abbiamo la vicinanza dell'isola, formalità matrimoniali semplificate e il certificato di matrimonio viene consegnato lo stesso giorno. E si può combinare a questo punto un matrimonio e la luna di miele nello stesso posto, ma anche la vacanza degli invitati nello stesso tempo. Ci sono poi professionisti e wedding planner che hanno una grande esperienza ai quali ci si può affidare per l'organizzazione completa di un matrimonio, formalità comprese. Da non sottovalutare la deliziosa cucina mediterranea che, accompagnata dai più antichi vini del mondo, può rappresentare diciamo, un plus e un'accoglienza calorosa del popolo cipriota. Il rito civile. Per il rito civile il municipio è il posto più banale, perché è possibile sposarsi anche in parchi municipali, giardini pubblici. Ad Ayia Napa, per esempio, ci si sposa alla presenza del sindaco sulla spiaggia di Aia Tekla, dove coppie invitate stanno a piedi nudi. La grande varietà di location per il rito civile include anche barche, castelli, musei, cantine. Si organizzano matrimoni a tema, matrimoni tradizionali nei villaggi, seguendo le usanze locali, matrimoni appesi ai paracaduti. Insomma, si può dire che è possibile farlo ovunque, a Cipro, o quasi. Rito civile anche negli hotel abilitati, ci si può sbizzarrire nella scelta dei servizi e dello stile della propria cerimonia o del ricevimento. Si celebrano anche matrimoni religiosi per quasi tutti i culti. In questo caso però viene richiesto un minimo di 6 mesi per la prenotazione della chiesa, del luogo di culto e la preparazione dei documenti. Per il rito cattolico, per esempio, abbiamo 6 chiese nelle principali località cipriote. Da ricordare che la chiesa di Aia Kyriaki a Paphos è possibile, diciamo, farlo con la chiesa, con la musica dal vivo, grazie all'organo. Informazioni disponibili sul sito ufficiale dell'Ente Nazionale per il Turismo di Cipro. Cambiamo argomento di nuovo, parliamo di benessere. A confermare il fatto che Cipro e l'isola di Venere contribuiscono anche a relax, salute e benessere, un connubio di servizi offerti al visitatore ed oggi rappresentati anche dall'esperienza di spa all'altezza delle aspettative più esigenti. Ci sono 2 centri con acque sulfure ad Aia Nargiri, a nord di Paphos, e nella località montana di Kallo Panagiotis, con effetti terapeutici per la circolazione e il sistema cardiovascolare. Cipro vanta oltre una ventina di hotel a 4 e 5 stelle dotati di veri e propri centri benessere. Alcuni compaiono nella classifica mondiale delle migliori spa, beauty center di avanzata concezione e centri di talassoterapia, con una varietà di cure e trattamenti anche a soddisfare un ampio target di clientela. A disposizione dei clienti ci sono piscine interne ed esterne con acqua dolce e salata, vasche idromassaggio, saune, bagni di vapore, sale per trattamenti, palestre e infine saloni di bellezza con parrucchiere e negozi. I trattamenti sono diversi e personalizzabili, dai trattamenti dimagranti e dietetici ai bagni ed impacchi di alghe, dalle cure antistress, depurative, eccetera, eccetera. Questo è il Hammam Omeyye, il bagno turco della capitale, Lefkosia, costruito nel 1570 all'inizio dell'occupazione ottomana sull'isola. Deve il suo nome al califfo Omar. Ha vinto il premio Europa Nostra nel 2005 per il suo completo restauro e il mantenimento della tradizionale architettura. Funziona a giorni ed orari alterni per uomini e donne e offre un autentico percorso tradizionale che, secondo Ippocrate, è un toccasana per la salute. Cipro è anche una destinazione agevolmente raggiungibile dai quattro angoli del mondo e pertanto un luogo ideale per l'organizzazione di incontri aziendali ed incentivi,
un settore in rapida crescita negli ultimi anni. Abbiamo cambiato argomento. Tra gli ambienti dedicati, le sale più grandi le troviamo alla Cyprus International Conference Center, Philoxenia, che in greco significa ospitalità della capitale Lefkosia, che offre sale, conferenze ed attrezzature all'avanguardia. Ha ospitato anche la presidenza europea nel 2012, durante il quale 40.000 delegati stranieri sono arrivati a Cipro per partecipare agli oltre 180 meeting governativi. Cipro ha anche una vasta gamma di hotel business class a 4 e 5 stelle che offrono sofisticati servizi di comunicazione e di assistenza, in grado di, diciamo, servire e accomodare fino a 1.000 posti, che possono anche ospitare tutti i tipi di conferenze ed il vantaggio di poter con il vantaggio di poter risiedere nello stesso luogo in cui si svolge l'incontro. Rivediamo alcuni numeri. Comunque gli incontri di lavoro con un numero limitato di partecipanti possono poi trovare un'originale collocazione in location insolite, dalle più trendy alle tradizionali e più classiche. Si possono scegliere suggestivi edifici storici e abitazioni rurali e villaggi, siti di interesse archeologico e culturale, ma anche musei e spazi all'aperto per iniziative più personalizzate. L'isola offre la possibilità di combinare attività indoor e outdoor durante tutto l'anno, sfruttando le brevi distanze tra le varie località. È fattibile soggiornare in una località ed organizzare incontri e conferenze in un'altra. Per i viaggi incentive e team building si propongono infinite possibili attività, per esempio organizzare competizioni come tragedie greche, gare sportive, crociere a tema, regate, giri sugli asini, ma anche caccia al tesoro, safari in jeep, campeggi, barbecue nella foresta e sulla spiaggia, sculture con la sabbia, oltre a laboratori di cucina tradizionale e preparazioni di prodotti tipici, e la lista continuerebbe ancora tanto. Abbiamo poco tempo. Una parola va anche ai professionisti di MC locali, preparati e fidati, così a Cipro il business è un piacere. Il Cyprus Convention Bureau è un dipartimento del nostro ente concepito per assistere le società estere nell'organizzazione di meeting e viaggi incentive a Cipro, offrendo supporto tecnico ed economico. A tal proposito è stato coniato lo slogan Passion for Success, avendo come scopo ultimo il raggiungimento del successo di ogni evento. Cosa fare a Cipro? Adesso vi daremo dei consigli per tutti i giovani, adulti, famiglie con bambini. Per prima cosa ci sono i diversi parchi acquatici nelle località balneari, aperti di solito durante la stagione estiva con svariate attrazioni che offrono infiniti divertimenti d'acqua, scivoli e giochi per ogni età, adrenalinici oppure più rilassanti. Abbiamo per esempio il Water World di Aia Napa, che è il più grande parco acquatico a tema in Europa, si ispira agli antichi miti greci. Poi abbiamo il Fassuri Watermania Park di Lemesos, che si estende su una vasta area vicino alle famose piantagioni di agrumi di Fassuri, dotato anche di una zona relax con i massaggi, questo più per i genitori. Il Paphos Aphrodite Water Park, molto gradito a bambini e adulti, con la sua architettura in stile città greco-romana, abbellito con palme, fiori e tanto verde. Abbiamo anche vari parchi avventura per tutti, nel fresco delle montagne di Trotos, dove abbinare attività psicomotorie è adatto a tutte le età, divertimenti e esercizio fisico nella natura. Le attività che si possono, diciamo, fare sono le arrampicate, tiro con l'arco, paintball, passeggiate, percorsi tra gli alberi, sui quali si affrontano passerelle, ponti, salti nel vuoto, liane, reti e carrucole, oppure off-road buggy. Luoghi dove spesso e volentieri si organizzano anche degli interessanti team building da parte delle società. Tra i numerosi parchi a tema troviamo anche l'Ocean Aquarium di Protaras, sulla costa orientale, l'unico acquario presente sull'isola. 400 specie di pesci, anfibi e anfibi, tra cui piranha, questo è un pesce, anguille, tartarughe, coccodrilli, razze e altro. Una sezione con pinguini, uccelli tropicali e un giardino botanico completano il parco. Poi abbiamo Amazzotos nella zona di Larnaca, 15 minuti, abbiamo il Camel Park, che è un'esperienza divertente come cavalcare un cammello. Presenti anche altri animali, quali caprette, pony e cavalli, abbiamo un parco giochi e c'è anche la piscina. Il Paphos Zoo è uno degli zoo disponibili sull'isola. È a nord della città, è stato aperto nel 2003, molto curato.
E oltre a osservare gli uccelli provenienti da tutto il mondo, si può passeggiare nel verde. I bambini hanno a loro disposizione un grande parco giochi. Abbiamo vicino alla capitale, abbiamo anche una fa fattoria didattica che è la Riverland Dairy Biofarm. Qui si ha l'opportunità di passare una giornata indimenticabile e istruttiva, imparando a conoscere meglio il mondo agricolo. È possibile seguire i processi di produzione dei formaggi, Mungere, prima Mungere per preparare il formaggio, allattare i piccoli capretti. Si organizzano attività quali passeggiate, gite in mountain bike, kayak, equitazione, possibilità di acquistare in loco i loro prodotti biologici certificati. Altri parchi a tema sono quelli con gli asini, abbiamo The Donkey Sanctuary a Buni e il Golden Donkey Farm a Scarino, che sono dedicati a questi simpatici quadrupedi che a Cipro sono particolarmente amati e protetti. Ecco perché in questi due parchi esiste uno spazio per gli animali in pensione. Un altro parco tematico medievale è il Medieval Theme Park di Limassol, a Yerma Soia. Un ripasso della storia medievale di Cipro tra cavalieri e villaggi dell'epoca. A Protaras abbiamo il Magic Dancing Waters, uno show visuale straordinario di acque, luci, danzanti, suoni di musica. Sempre nella zona, in questa zona abbiamo vari parchi divertimento e Luna Park, che si trovano anche in altre località turistiche, come uno dei più importanti è il Parco Pagliaccio ad Aia Napa, che ha una ruota panoramica di 45 metri e alcune attrazioni estreme, come la Slingshot, per esempio, che è una gigantesca fionda meccanica costituita da una capsula centrale biposto che viene proiettata a 90 metri d'altezza in soli 2 secondi. Neanche una Ferrari ci riuscirebbe. Passeggiate guidate, partiamo da un po' più culturale, organizzate gratuitamente in tutte le città cipriote, vi porteranno alla scoperta di scorci particolari, monumenti e tradizioni. La partecipazione è gratuita e si è accompagnati da una guida ufficiale dell'ente. Per ulteriori dettagli sul nostro sito www.turismocipro.it. Passiamo a vedere adesso feste, festival ed eventi annuali. Tantissimi, a Cipro citeremo qualcuno. Ogni regione organizza e pubblica i propri eventi, che si susseguono poi durante tutto l'arco dell'anno. Prova che Cipro non è soltanto una destinazione estiva, ma è visitabile e animata tutto l'anno. Manifestazioni culturali alle quali partecipano i grandi nomi dell'arte e della cultura, festività religiose celebrate con il fasto tipico della Chiesa greco-ortodossa, feste tradizionali nei paesi, le famose panigiria, molto amate dai turisti. È davvero sorprendente scoprire quante cose si possono fare a Cipro. Ma vediamo in ordine più o meno cronologicamente parlando. Partiamo con le festività natalizie. Il Natale è ovviamente festeggiato ovunque, le case vengono decorate, si addoba l'albero e si posiziona il presepe. È tradizione che i bambini, alla vigilia di Natale, vadano di casa in casa muniti di triangolo per cantare le kalanda, canzonette in rima che annunciano l'avvento. Il loro arrivo è molto atteso in quanto augurio di gioia e di prosperità, e la loro performance viene volentieri e sempre ricompensata. E, tra parentesi, noi andavamo a bussare prevalentemente a casa dei parenti, zii, zie e nonni, che per vergogna ci davano per forza più soldi. E vediamo qui anche la foto dei dolci tipici di Natale, che sono i curabiedes e le mello macarona. E sono una specie di biscotti, diciamo, e i curabiedes sono coperti di zucchero a velo, mentre i mello macarona sono imbevuti nello sciroppo con delle mandorle. Chiedo l'attenzione del nostro pubblico perché alla fine del webinar chiederemo l'esatta pronuncia e grammatica di tutte le parole Perché? greco-cipriote che diremo. Mi raccomando. Io le ho imparate in 30 anni. Amalia le conosce benissimo, questo è vero. Però non ha voluto parlare di queste parti. Allora, qui siamo già a Capodanno, che è la festa di San Basilio a Cipro, il santo proprio di Capodanno, e un Babbo Natale all'orientale. Infatti è lui che porta i regali ai bambini. In suo onore sarà servita allo scoccare della mezzanotte del 31 dicembre la Vassillopita,
l'immancabile torta all'arancia, simile a un pane dolce, con all'interno una monetina portafortuna. La torta, tagliata in fette uguali, sarà divisa tra i membri della famiglia. Una fetta spetterà tradizionalmente anche alla casa, poi una a Gesù Cristo, una a San Basilio, mentre una sarà messa da parte per i poveri. E chi troverà la monetina sarà baciato dalla fortuna per tutto l'anno a venire. L'Epifania si celebra il 6 gennaio, è anche chiamata comunemente Fota, cioè luci, oppure il giorno della luce. Per la religione ortodossa ricorda il battesimo di Gesù Cristo nel fiume Giordano e rappresenta anche la rinascita spirituale dell'uomo. Nelle città costiere come Lemesos, Pafos e Larnaca, la liturgia è celebrata dalle massime autorità ecclesiastiche e seguita da una lunga processione fino alla riva del mare, che rappresenta il fiume Giordano, appunto. Quindi il vescovo getta la croce, solitamente in oro, in acqua. I nuotatori stufano per ripescarla, facendo a gara chi riesce a riportarla per primo a terra. Il vincitore, considerato un prescelto dal Signore, riceve qualche volta una ricompensa. E da notare, in seguito ad alcune esperienze negative del passato, ormai la croce viene sempre legata a una cordicella. All'Epifania non si potevano preparare dei dolci particolari adatti a questa festa, infatti si mangiano i lucumares. Sono dei dolci simili a frittelle, ricoperti di miele o sciroppo. Qui siamo già a Carnevale, che è festeggiato principalmente a Lemesos, dove l'ultima domenica prima dell'inizio della Quaresima si organizza una grande e fastosa parata a tema con carri e gruppi mascherati. Il dolce tipico del Carnevale sono le dàctila, che vedete nella foto, e significa proprio dita, perché hanno questo aspetto, sembrano delle dita. Sono dei bastoncini ripieni di mandorle tritate. E ricotta. La Pasqua è un'importantissima festa religiosa, è la più importante infatti festa della religione cristiana ortodossa, quindi anche a Cipro. È la festività che coinvolge tutti in celebrazioni sante e ritualità tradizionali, alle quali si accompagnano ricette gastronomiche particolari. La Pasqua è preceduta dalla Settimana Santa, quando si succedono rituali e festeggiamenti che vedono il loro culmine nella domenica di Pasqua, che non sempre coincide con le date della Pasqua cattolica, mentre nel 2017 sì, infatti la Pasqua ortodossa si festeggia allo stesso giorno della Pasqua cattolica. Le pietanze tradizionali vengono preparate il giovedì santo e sono le immancabili uova pasquali di colore rosso e le flaunes, un dolce tipico con ripieno di formaggio, uvetta e menta. Un altro dolce che si usa in questo periodo dell'anno sono i zurekia, che vedete in basso a destra. Sono trecce di pasta dolce e morbida, decorate con mandorle o sesamo. Ancora più buone se farcite con la Nutella, aggiungiamo noi. Poi la sera del Sabato Santo si festeggia la risurrezione, con una solenne funzione in chiesa, seguita dall'accensione di candele e fuochi d'artificio. A mezzanotte inoltrata si torna a casa e si cena con la tradizionale zuppa di riso al limone e pollo. Il giorno di Pasqua ci si rifà dopo il digiuno previsto per tutto il periodo di Quaresima con la suvla che vediamo in alto. E la carne arrostita sullo spiedo, solitamente cotta all'aperto in compagnia di tutto il vicinato. La Pasqua è sempre un ottimo pretesto per organizzare un viaggio a Cipro, per abbinare tradizioni a visite culturali e vita all'aperto. E vivere un po' anche questa allegria, dei ciprioti di quel periodo. Alcune feste di Cipro hanno origini antichissime, come le Anthestiria, è il Festival dei Fiori che si svolge nel mese di maggio e si ispira all'antica Grecia. Celebra la rinascita dell'uomo e il risveglio della natura con parate e coloratissimi cortei di fiori lungo le strade delle città, Larnaca, Lemesos, Pafos. La parola anthos in greco significa fiore e in questa stagione l'isola è in piena fioritura.
Il Rose Festival è una festa che si organizza da Grosse, è un villaggio che si trova a un'altitudine di 1100 metri, a soli 30 minuti di auto dalla costa, dall'Emesos, in un bellissimo paesaggio montano. Ospita il Festival delle Rose sempre nel mese di maggio. Vengono organizzate mostre ed eventi dedicati alla rosa, interessanti seminari per chi vuole familiarizzare con la coltivazione di questi fiori, e con la realizzazione di prodotti a base di rosa come fragranze, liquore, dolci e altro. Non mancano mai banchetti gastronomici, danze e musiche locali. Il Cataclismos, cioè la Pentecoste, è una festa religiosa unica al suo genere, che si festeggia soltanto a Cipro nei nostri giorni. Cataclismos è la parola greca per diluvio, e si riferisce al diluvio universale descritto nella Bibbia. Si festeggia in tutte le località costiere del mare, quindi, con celebrazioni che includono, oltre a spettacoli folkloristici e balli tradizionali, anche giochi, regate e gare di nuoto. Chi partecipa a questi giochi dovrà essere consapevole che prima o poi si bagnerà. Il Festival Internazionale della Tragedia Greca, un importante annuale appuntamento che è ospitato nella bellissima cornice dell'antico teatro greco-romano di Curio, con produzioni internazionali della tragedia greca. Sempre nello stesso luogo, nel teatro di Curio, che può accogliere fino a 3.500 persone, si organizza il Festival Shakespeariano, Shakespeare at Curio. Cipro celebra l'antica tradizione vinicola con il Festival del Vino all'Emesos. È un festival che dura 10 giorni tra fine agosto e primi di settembre, nato nel 1961. È diventato un evento annuale della tradizione, gioioso, coinvolgente, ha esteso la sua reputazione oltre i confini nazionali. Ogni anno, infatti, la città diventa il polo di attrazione per migliaia di ciprioti e turisti, che si danno appuntamento ai giardini municipali. Degustazioni offerte dai quattro principali consorzi vinicoli di Cipro e dalle molteplici piccole case vinicole artigianali. Abbiamo anche la festa dell'uva, continua in varie località cipriote con tradizione vinicola, specialmente nell'area rinomata per la produzione di vini da tavola di qualità, la Casa Coria, non correggermi, letteralmente villaggi del vino, nella regione di Lemesos e anche nella regione di Pafos, dove si organizzano svariati eventi dedicati al vino e ai suoi prodotti. Abbiamo quindi il Festival della Comandaria, tra fine luglio e primi di agosto. Nei 14 villaggi della regione, detta appunto della Comandaria, si uniscono nel villaggio di Lamia, una volta all'anno per celebrare il famoso e prestigioso vino Comandaria, il preferito di Re Riccardo Coeur di Leone e non solo da lui. Il festival, che dura un weekend, attira fuori di locali di turisti per assistere a musiche e danze tradizionali cipriote, il tutto accompagnato dalle delicatezze gastronomiche isolane, corsi per imparare a cucinare con la Comandaria, visita a cantine locali, vigneti, raccolte e pigiatura. Abbiamo anche la Zivania Festival, che si svolge nei paesini sui Monti Trolls, appunto a Lona e Pelentre, nel mese di novembre, per 2 weekend di full immersion dedicato alla grappa cipriota, con la distillazione, appunto, con metodi tradizionali, assaggi, bancarelle per la vendita di prodotti tipici, musica e balli ciprioti. Adesso abbiamo qualcosa di un po' più culturale, che è il Paphos Aphrodite Festival, che è un importante festival di opera lirica all'aperto che si organizza ogni anno ai primi di settembre a Paphos, nello spazio antistante il Forte Medievale sul Porticciolo. Nel 2016 è andato in scena il Don Giovanni di Mozart. Dobbiamo ricordare a tutti che Paphos Capitale Europea della Cultura nel 2017, un titolo che le si addice a pennello. La città di Paphos è il centro archeologico per eccellenza di Cipro ed uno dei più importanti del Mediterraneo, con una lunghissima storia, come abbiamo già raccontato e sicuramente voi avete visto nel nostro precedente webinar. Abbiamo poi il Festival Medievale di Ayia Napa ad ottobre, che fa rivivere un periodo molto importante della storia di Cipro.
attività ispirate al periodo medievale che rappresentano la vita quotidiana e gli avvenimenti di quell'epoca, con mostre, spettacoli teatrali, musicali, parate in costume, riproduzioni di botteghe di artigiani con laboratori e mercatini per la vendita di prodotti alimentari tipici del Medioevo. Altri eventi importanti sono, beh, uno dei più importanti, l'evento, diciamo, clou, il più importante evento culturale dell'anno per Cipro è il Cipria International Festival, annuale, che si svolge in diverse località di Cipro nei mesi di settembre e ottobre. Dal 1993 porta appunto a Cipro alcuni dei migliori artisti del mondo nel campo della musica, della danza, del teatro e dell'opera. Abbiamo poi l'International Pharos Chamber Music Festival di musica da camera, il Jazz Festival per la promozione della scena musicale di Cipro, il locale Super Music Awards e vari concerti con importanti cantanti di lirica ma anche di musica moderna, tutto sulle nostre pagine, o meglio la pagina dell'ente www.visitcyprus.com. Comunque non solo balli tradizionali in costume nei vari villaggi dell'isola, specialmente in estate, con il pretesto della festa patronale, dove si brinda con buon vino locale e si cena con pietanze preparate dalle paesane. Anche esibizioni di danza classica, street life festival, donkey festival. Ci sono inoltre eventi dedicati ai bambini o a chi si sente tale, quali spettacoli circensi, notte e fiabe riprodotte in musica o da gruppi di danza locali o internazionali, festival golosi come quello del gelato a Lefkosia. A Cipro negli ultimi anni c'è stato un revival del tradizionale teatro delle ombre, grazie al quale la barriera linguistica e culturale viene superata dalla simpatia e dall'allegria dei suoi personaggi. Le famiglie con bambini trovano a Cipro tante idee per trascorrere vacanze divertenti e non solo di mare. Le città cipriote sono piene di coloratissimi parchi giochi. La maggioranza degli hotel, specialmente dai 3 stelle in su, sono dotati di Kids Club con personale specializzato e adeguate aree gioco. Terminiamo qui la nostra presentazione di oggi, sottolineando il fatto che tutto quello di cui abbiamo parlato fino ad adesso è solo una piccola parte delle tantissime esperienze e emozioni che Cipro ha da offrire. E questo che vediamo nella foto è il Tavli, il backgammon, è un altro gioco nel quale vi coinvolgeranno molto volentieri i ciprioti. Vi ringraziamo per l'ascolto e vorremmo sapere se ci sono delle domande per quanto riguarda l'argomento di oggi. Sabrina? Ioanna, allora c'è Beatrice che chiede che temperature esterne si possono trovare nella stagione invernale. Come abbiamo già detto, l'inverno è molto mite, diciamo è una specie di autunno inoltrato, non serve il piumino vero e proprio. Ci sono, dipende ovviamente dal clima che dappertutto è cambiato, però le temperature sono molto miti, nel senso che comunque si può vivere all'aperto anche durante l'inverno. A volte si fa il bagno fino a dicembre, Sì. Diciamo i mesi più piovosi sono gennaio e febbraio, in linea di massima. eh? Ok, e poi voleva anche avere maggiori informazioni sulle compagnie aeree che servono l'isola. Beh, attualmente ci sono collegamenti diretti della Ryanair da Roma Ciampino per Paphos. Poi abbiamo voli diretti della EasyJet da Milano Malpensa per Larnaca, sono voli diretti, poi altre compagnie, abbiamo la Austrian Airlines con voli da diverse città italiane con scalo a Vienna, un ottimo operativo, lo stesso la Aegean Airlines con scali invece ad Atene. Ok, ti ringrazio. E poi c'è Francesco che vorrebbe avere maggiori informazioni sul trekking e soprattutto ricevere del materiale per organizzare dei percorsi. E per quello però insomma, vi faccio pervenire il contatto di modo che possiate parlarne. E un'altra domanda? Perfetto. Sì, dimmi. No, perfetto, benissimo, aspettiamo la mail. Ok, e un'altra domanda chiedevano per quanto riguarda i matrimoni, le procedure vanno seguite in Italia o si svolgono direttamente in loco? Allora, bisogna fare una preparazione già dall'Italia, ovviamente, però noi possiamo inviare tutte le informazioni per email, così
uno ha più le idee più chiare su quello che bisogna preparare. E basta inviarci un'email o se ci dai l'email dell'agente di viaggio rispondiamo volentieri. Va benissimo, e per ora è tutto comunque. Ok, allora vi ringraziamo quindi per l'ascolto. Partiamo con il filmato di dovere e arrivederci al prossimo webinar che si terrà il 19 di ottobre. Non mancate l'appuntamento, si parlerà dell'anima e cuore di Cipro. E se volete incontrarci personalmente, saremo con il roadshow il 26 ottobre, saremo a Roma, il 27 saremo a Firenze, mentre il 9 novembre saremo a Milano e il 10 novembre ci trovate a Genova. Grazie. Grazie a tutti. A te la linea, Sabrina. In your heart. Mi cazzi suoi, adesso che chiamano. Ci senti? No, non ci puoi sentire.